Ok, accetta. Aspetta un attimo. Ok. Come stai? Ciao, ciao a tutti. Gentlemen. Allora, recentemente mi sono l'anno scorso laureata in psicologia. E ora devo fare l'esame di Stato per diventare psicologa a tutti gli effetti e per poter cominciare a lavorare come psicologa. Nel frattempo dipingo, a inchiostro, suono il pianoforte, canto, mi dedico a questo. Poi recentemente sto lavorando nella mia ex università come segretaria, però nel tempo libero mi dedico all'arte. E, ho comprato un libro di grammatica giapponese e ho intenzione di mettermi a studiare la lingua giapponese perché spero in futuro di tornare in Giappone, magari anche di lavorare come psicologa in Giappone, oltre che come artista. Mi piacerebbe unire, sì, anche diciamo, la psicologia all'arte, perché comunque penso che l'arte in generale e l'inchiostro sia un mezzo di espressione ottimo per comunicare quello che uno ha dentro. Poi mi piacerebbe lavorare soprattutto con i bambini. In Giappone, secondo me, da piccoli i bambini giapponesi hanno bisogno di essere abbracciati, perché comunque so che nella cultura giapponese dopo una certa età si smette di abbracciare i propri figli o comunque diventa molto più raro. Secondo me questo è molto importante, la funzione dell'abbraccio, che non è solamente un fatto di cultura italiana, perché noi in Italia ci abbracciamo spesso, siamo molto affettuosi, no? Perché comunque i benefici dell'abbraccio sono stati provati scientificamente. I benefici dell'abbraccio sono tanti, tra cui ad esempio il rafforzamento del sistema immunitario. E inoltre, quando ci si abbraccia, il proprio cuore entra in contatto con quello dell'altro. E quindi fa bene sotto tanti punti di vista, no? Il comunicare tramite l'abbraccio. E questa è una cosa che secondo me andrebbe coltivata di più, ecco, in Giappone. E mi piacerebbe tanto in futuro poterlo fare. Quindi studierò il giapponese, cercherò di entrare nella mentalità anche, no, giapponese per poter magari in futuro agire in questo senso. Questo non significa che io voglia abbandonare il sumi-e, anzi, ho intenzione di approfondire anche la tecnica del sumi-e. Sì. Diciamo, mentre in passato provavo un po' tutte le tecniche come la pittura d'olio, il disegno, il carboncino. Da quando ho fatto il viaggio, da quando sono andata in Giappone, ma anche diciamo un po' prima, mi sono concentrata quasi esclusivamente sulla pittura d'inchiostro e recentemente ho ricevuto parecchie commissioni e quindi sta andando bene, sto dipingendo abbastanza in questo periodo, anche dall'America, dal Giappone,
anche dall'Italia. Vabbè. Come sai, uso l'inchiostro, no? Che però, diciamo, per come lo uso io non è proprio su mie, perché comunque è più simile il risultato a un acquerello, watercolor, no? Perché comunque ho voluto unire una tecnica orientale, come la pittura d'inchiostro, con un tipo di arte, occidentale, come appunto l'acquerello, per creare una mia personalità. Proprio per fare questa fusione Oriente-Occidente, no? Tuttavia, ho intenzione di, in futuro, adesso prossimamente, di studiare in maniera più approfondita proprio la tecnica del sumie. Ho tanti libri a riguardo e, insomma, voglio approfondire questa tecnica che comunque ho avuto modo di vedere dal vivo in Giappone grazie a Nishimoto-san, che fa dei dipinti bellissimi. Adesso che ho trovato una mia personalità, voglio comunque cercare di approfondire il discorso proprio del sumi e della tecnica tradizionale. Grazie. Sta bene e insegna pittura e disegno qui a Roma. Lei era studentessa, allieva ed assistente di Emilio Greco. Loro erano tanto uniti e lei era appunto la sua assistente. E lei quindi nasce come scultrice, però sì, quello che dici tu è vero, lei ha scritto un libro qualche anno fa sull'arte unita allo yoga, perché anche lei è insegnante di yoga, pratica yoga sin da quando era bambina. Infatti è lei che mi ha trasmesso, diciamo, l'interesse per questa disciplina. Ha lavorato con lui per tanti anni e quando era giovane poi ha realizzato diverse opere su commissione anche per l'estero. Ha fatto un monumento crocifisso molto grande e l'ha fatto appunto lei. Ha lavorato parecchio, ecco, lei durante la sua gioventù e poi adesso si è dedicata all'insegnamento e quindi insegna disegno e pittura d'olio. E poi, come dicevo, lei è anche insegnante di yoga, però attualmente non sta insegnando yoga. Anche lei ha come sogno, abbiamo anche questo in comune, andare a vivere un giorno in Giappone, poi le dici sempre Kyoto, Kyoto. E io a volte le chiedo, ma cosa vorresti fare in Giappone? Sempre ho detto, beh, insegnare disegno, ad esempio, oppure pittura ai giapponesi o anche ai bambini giapponesi, insomma. Emilio Greco penso che fosse abbastanza famoso in Giappone, perché comunque so che lì ha realizzato parecchi monumenti, come anche in Italia. E sì, mia madre ha spesso collaborato con lui e gli faceva da assistente, quindi bravissima, molto più brava di me. Beh, innanzitutto perché amo il Giappone. Seconda cosa, a me il colore non ha mai attirato. Preferisco il bianco e nero. Sarà perché tendo a vedere la vita e le cose un po'. O tutto bianco o tutto nero, no? E quindi anche nell'arte mi piace vedere i contrasti netti, decisi. E inoltre la pittura d'inchiostro è estremamente espressiva, no? È potente, secondo me. È drammatica, sì, lo sento mio, ecco. E proprio parlo dell'inchiostro, perché poi ripeto, quello che faccio io non è proprio, come insomma si può notare dalle mie opere, non è proprio classificabile ancora come sumi, no? Sumi tradizionale, insomma. Però proprio l'inchiostro, e uso l'inchiostro quello giapponese, anzi proprio quello, il discorso dell'acqua, no? Perché mi ha chiesto perché non la pittura d'olio, perché non. Perché mi piace che ci sia di mezzo l'acqua, che secondo me è un tramite,
un tramite per le emozioni. Inoltre l'acqua non può essere controllata più di tanto. Tanti anni fa, prima di andare in Giappone, ovviamente, all'inizio, quando ho cominciato, la mia tecnica era più simile a quella del sumi tradizionale perché cercavo proprio di imitare le antiche raffigurazioni giapponesi, alcuni esempi di sumi tradizionale, no? Cercavo di imitare quelle pennellate. Poi è successo che piano piano ho preso più confidenza, no? Con l'inchiostro, con l'acqua, e mi è venuto spontaneo cercare uno stile mio ed è venuto fuori un mix tra sumi e acquerello, diciamo un po' più vicino all'acquerello, però usando comunque l'inchiostro e alcune pennellate secche tipiche del sumi. Però adesso vorrei, dopo questo, diciamo, periodo di esplorazione dal punto di vista artistico, tornare a quelle che sono un po' le radici e quindi riprendere un attimino la pittura tradizionale, anche perché ho avuto modo di vedere dal vivo in Giappone quando c'è stata l'occasione nel 2016, esperienza bellissima che non dimenticherò mai. Ho visto, ecco, quanta importanza viene data al gesto, no? E anche agli strumenti che si utilizzano nel sumi, la carta, il pennello, e questa sacralità quasi direi, no? Di questa tecnica è una cosa che vorrei approfondire maggiormente, tornando a studiare proprio la tecnica del sumi, solo che la sfida è che, cioè, quello che so è che per essere un buon artista di sumi bisogna in qualche modo, no, anche ricreare quel silenzio interiore che ti fa essere in uno stato di vuoto, no, di neutralità, mu. E non è facile, è, diciamo, la cosa più difficile, no? Però vorrei arrivare piano piano anche a questo. No, non esiste. No, gli italiani hanno paura. Ho notato spesso che gli italiani hanno paura del silenzio. E mette in imbarazzo, mette paura. Mette a disagio, non so, forse anche i giapponesi ormai tendono a sentirsi un po' in imbarazzo, forse perché comunque c'è stato un processo di occidentalizzazione anche, no? Possibile. Al di là del silenzio, diciamo, dal punto di vista sonoro, acustico, ovviamente come anche nel caso del concetto di mu, ci si riferisce a un silenzio interiore, no? E quello, ecco, penso che gli occidentali abbiano in genere qualche difficoltà nel raggiungere quello stato proprio interiore, non solo quindi esteriore, ma di silenzio interiore, perché comunque siamo stati abituati da sempre a dare, diciamo, maggiore importanza alla logica, alla razionalità e quindi anche ai pensieri, al flusso continuo di pensieri. Mentre scansiamo quel vuoto, no? Che spesso in Occidente può avere anche una connotazione negativa, perché viene visto come squallore, viene visto come povertà, no? Però non è un vuoto pieno, quello del mu, credo, no? Che sia un vuoto pieno. È stata un'esperienza unica che vorrei tanto poter ripetere presto. E quando sono arrivata in Giappone,
La prima sensazione è stata di essere tornata. Non lo so spiegare. Cioè, non era la prima volta. Non era una sensazione nuova, no? Era come se già fossi stata lì. Mi ha colpito molto l'atmosfera del Giappone perché è totalmente diversa da quella italiana. È molto più in, no? Qua è molto yang. È molto in. In Giappone a volte anche si sente un po' pesantezza, no? Credo. Un po' questo, così, no? Sì, capisco quello sento anch'io. Qualcosa aria pesante in Sì, Giappone. sì, Sì, sì. aeroporto o no? Arrivato Sì, all'aeroporto. subito, si No, sente, subito, sentiamo. subito. Sì, aria pesante in Giappone. Non lo so, quella umidità oppure non lo so, Ma non è però tanto. energicamente oppure Ecco, non è qualcosa. tanto aria. Sì. Sì, ho sentito anch'io. Il Giappone ha qualcosa che penso nessun altro paese ha. E a parte la gentilezza delle persone, incredibile, a parte, soprattutto, vabbè, in modo particolare, visto che mi hanno ospitato, sono stati così gentili, Osada-san, la famiglia Osada, sono stati gentilissimi. Però anche altri giapponesi, insomma, vedendo un po' così le persone, i camerieri, ma chiunque, proprio gentili, una bella impressione ho ricevuto in questo senso. E poi l'attenzione per il dettaglio, altra cosa che in Occidente non c'è tanto. L'attenzione per il dettaglio e la sacralità quasi, no? Di ogni cosa, cioè la bellezza, la ricerca continua della bellezza. E questo si percepisce in tutte le cose giapponesi, penso, no? Non solo nell'arte, non solo nel sumiege, che comunque è un po' la sintesi di questo spirito. Improntato alla ricerca dell'armonia, della bellezza, e si riscontra un po' in tutto, penso, ciò che riguarda il Giappone, questo spirito qua. È cambiato, ma in positivo, perché c'è la tendenza a dire generalmente in Italia che i giapponesi sono un po' freddi, no? Nei modi, quest'idea che secondo me si basa un po' sullo stereotipo del classico businessman giapponese, oppure anche del samurai, tutto d'un pezzo così. Però io ho visto con i miei occhi in Giappone che anzi, la gente tende ad essere anche più affettuosa degli italiani. C'è solamente un modo diverso di esprimere calore umano, ma io personalmente lo sento di più, l'ho sentito di più in Giappone, perché cioè, dietro i modi occidentali io spesso ci sento una, non sempre ovviamente, però capitare. Di sentire una noncuranza, un menefreghismo che però viene mascherato da comportamenti smart, no? Allegri, simpatici. E invece nei giapponesi ci sento sempre una profondità, un'intensità, ecco, anche un dolore. Io percepisco molto dolore,
nei giapponesi. Ed è anche quello, secondo me, che crea questa intensità. Si sente tanta emozione dietro le manifestazioni giapponesi. Quasi 6 anni. La nostalgia, tanta. Cameraman e il regista, due persone. Splendide, splendide, veramente gentili. Sì, Kei Nakamura era. Sì. E gentili, carini, proprio anche con mia madre, perché siamo andate insieme. Sono stati una gentilezza unica, ci hanno offerto anche una cena, più di una. Sì, e veramente. Un'esperienza fantastica anche nel backstage, quindi non solo davanti alle telecamere, e lo stesso vale per la famiglia che mi ha ospitato, Osada, e anche loro gentili, affettuosi. Abbiamo cenato insieme tutti quanti nella loro casa e poi vabbè, ci hanno ospitato come hai visto, in quella casa bellissima. Ma era tutto vero, ecco, perché spesso in TV c'è un po' di falsità, no? Cioè davanti fanno vedere una cosa e dietro un'altra. Invece è stato tutto reale, dall'inizio alla fine, anche dietro le telecamere. Quella gentilezza, quella ospitalità era tutta vera. È stato stancante, eh? È stato stancante per me perché mi dovevo svegliare prestissimo la mattina quando stavo in Giappone e fino alla sera tutto il giorno. Ok, quindi è stato sicuramente stancante, molto, però una bella soddisfazione. Ah, poi anche Koichi-san, Kuma-chan, ho conosciuto lì un signore. Troppo divertente, fantastico, che si probabilmente si maschera lui per i bambini, fa degli spettacoli in Giappone. È una persona simpaticissima, proprio simpatico. Lui mi ha fatto mettere addosso il vestito, sì, una specie, no? Di vestito di samurai, e mi ha fatto provare anche la katana davanti all'armatura di un samurai. Un sogno. Proprio. Non capita, non è una cosa che capita spesso, insomma, no? È più unico che raro che accada una cosa del genere. Allora, questa volta è stata un'esperienza diversa. A volte mi sono sentita anche un po' in imbarazzo perché comunque stavo a casa mia in Italia ed ero meno distratta, no? Da quello che potevo avere o meno intorno. Quindi c'era, credo, magari anche un po' di meno entusiasmo rispetto alle riprese fatte in Giappone e credo che questa cosa si sia anche percepita, no? E però sì, diciamo, è stata comunque un'esperienza bellissima perché ho potuto comunicare nuovamente con Yuki Nishimoto attraverso la videochiamata e soprattutto è stata un'esperienza molto interessante quella di dipingere en plein air. Ho voluto in qualche modo seguire le orme del maestro Yuki Nishimoto, che dipinse en plein air la cascata che aveva di fronte, e ho voluto un pochino anch'io, no, provare a fare come ha fatto lui, dipingendo la cupola di San Pietro. Non è stato facile perché comunque la pittura en plein air è molto, molto complessa, e inoltre c'è anche l'ansia da prestazione perché comunque con delle telecamere che ti riprendono. Non si vedeva bene, sì, il soggetto era abbastanza lontano.
col cavalletto, ho dovuto dipingere così in verticale, non così, no? Come generalmente si fa. Quindi, però è stata comunque un'esperienza molto particolare e interessante e vorrei anche ripeterla, magari facendo altri soggetti. E poi sono stata contenta anche del fatto che Yuki Nishimoto ha visto quello che avevo fatto quel giorno ed è stato, mi ha fatto i complimenti, gli è piaciuto molto e quindi doppia soddisfazione. Aiutare le persone a stare meglio e magari inconsciamente. È anche un tentativo per aiutare me stessa e gli altri, cercando di mettere l'empatia a servizio dell'altra persona. Diciamo che io non diciamo, la psicologia, per come viene affrontata in Occidente, non mi piace tanto, devo ammettere, perché tende ad essere un pochino troppo schematica e rigida sotto alcuni punti di vista, no? Cioè, tende a incasellare persone e i modi di pensare in determinate categorie, c'è questa tendenza che non mi piace. Però l'ideale, diciamo, ciò che c'è alla base della professione di psicologo è comunque, dovrebbe essere, il fattore dell'empatia, no? Che è la cosa più importante. È un qualcosa che a me piacerebbe portare, ma soprattutto in Giappone, appunto, per questo dicevo, mi piacerebbe fare da psicologa in Giappone perché secondo me c'è tanto bisogno di calore umano in Giappone, perché i giapponesi dentro ce l'hanno tanto, cioè adesso sto parlando un po' male in italiano perché so che sto parlando ai giapponesi, quindi mi esprimo male, però e i giapponesi dentro di loro hanno tanto calore, almeno io lo percepisco. Però è come se, forse un po' grazie alla cultura, no? Alle tradizioni, cioè come una tendenza a reprimere, a soffocare le emozioni, i sentimenti. E questo crea comunque dolore, crea, no? Penso che, diciamo, c'è più bisogno lì che, ad esempio, qui, dell'intervento di uno psicologo che però sappia mettere il cuore, la mente a servizio del cuore, la mente a servizio del cuore e non viceversa, perché spesso ho riscontrato nelle figure, negli psicologi, una freddezza non indifferente. C'è sempre una tendenza a comunque mettere delle distanze tra sé e il paziente, il che da una parte è giusto, è bene, perché non sai mai chi ti può capitare, può essere anche un pazzo, uno psicopatico, una persona pericolosa, però c'è questa tendenza quasi automatica, no? Mettere questa distanza eccessiva e freddezza che, insomma, che secondo me non va d'accordo con la missione dello psicologo. Nel caso del Giappone, secondo me, è proprio più un fatto legato alla cultura. E quindi ormai è una cosa che innata, diciamo, che può creare difficoltà, ma soprattutto penso ai bambini, comunque nelle scuole. Infatti si verificano spesso casi di bullismo, di
partire dall'abbraccio, ecco, partire dall'abbraccio, per poi, ovviamente non è che io vada ad abbracciare tutti, perché no, no, però incoraggiare questo tipo di manifestazione, no? Soprattutto dei genitori verso i figli, a partire dal periodo, diciamo, dell'infanzia. Ad esempio, l'adolescente ha bisogno dell'abbraccio, cioè, soprattutto un adolescente ha bisogno dell'abbraccio, mentre magari, visto che adolescente, sei grande, vai e non lo abbracci più, invece è proprio lì che in quella fase lì che c'è maggior bisogno di questo tipo di scambio, no? Affettivo, di calore umano manifestato, però manifestato. Sì, il mio sogno è questo. E non, ovviamente non faccio niente in maniera di tutto questo, ma pianoforte, canto, non sono a livelli professionali, però mi piace farlo come hobby, e anche se vorrei essere più brava, soprattutto nel pianoforte, perché mi piace tantissimo. Sono un'appassionata di Chopin, amo Chopin, adoro. Ho avuto il Covid, tuttora sono positiva, però sto bene. Adesso aspetto di tornare negativa e poi ricomincio con le lezioni. E il canto pure, mi piace cantare, però lo faccio a livello amatoriale. Anche se non mi dispiacerebbe partecipare a un contest di canto giapponese. Mi piace tanto cantare in giapponese. È una lingua che si adatta bene, secondo me. Cioè, musicale. Non so, mi piace cantare in giapponese. È stato un piacere e un onore, e quindi grazie a te, grazie a tutti voi, grazie a te di Tokyo, grazie, grazie, grazie. Ciao! Buonanotte.